Allora, un altro stralcio interessante è quando lui descrive la città di Canggu, il favoloso palazzo del Gran Khan. Adesso vi leggo, non ve lo leggo tutto perché comunque gli stralci più interessanti stanno all'inizio e alla fine. Cavalcando per 3 giornate si arriva ad una città chiamata Chandu, fatta costruire dal Gran Khan, che è oggi regnante, che ha nome Kublai Khan. E in questa città ha fatto edificare un palazzo di marmo e di pietra. Sa, le camere sono tutte dorate, ornate di pitture raffiguranti uccelli, alberi e fiori di ogni specie, così bene, così finemente, che è meraviglioso vederlo. Da questo palazzo parte un muro che recinge ben 16 miglia di terreno, ricco di ruscelli, di fiumi, di prati, dove il Gran Khan fa allevare ogni sorta di animali, cervi, daini, caprioli. Servono da cibo ai girifalchi e ai falconi che tiene in gran quantità. Sono più di 200 i soli girifalchi ed egli va a vederli almeno una volta alla settimana. Spesso il Gran Khan va per quella prateria recintata dal muro e conduce con sé un leopardo sulla groppa del suo cavallo. Ad un certo momento lo libera e per suo mezzo prende un cervo, un daino o un capriolo che fa dare in pasto ai girifalchi. Così il Gran Khan si prende piacere e divertimento. Allora, in mezzo alla prateria recinta, dove si può ammirare anche un bellissimo bosco, il Gran Khan ha fatto costruire un palazzo reale tutto di canne, che formano colonne dorate e dipinte. In cima a ciascuna colonna è un dragone dorato che volge la coda alla colonna e con la testa e con le zampe distese a destra e a sinistra sorregge il soffitto. All'interno il palazzo è dorato, ornato di animali e di uccelli dipinti di finissimo lavoro. Il soffitto è anch'esso tutto di canne, così ben colorite, e con vernice così resistente che non fa passare nemmeno una goccia d'acqua. Allora, poi andando avanti a leggere, devo dirvi una cosa che avevo dimenticato. Quando il Gran Khan abita nel palazzo che vi ho descritto, se piove o fa nuvolo o cattivo tempo, egli chiama i sapienti astrologi e gli abili incantatori che, con la loro forza di incantamento, allontanano dal cielo ogni nube e nembo che fa scuro sul palazzo, sicché sul palazzo il cielo rimane sereno, mentre fuori del palazzo piove. Questi sapienti incantatori sono chiamati Teb e Tekesmur, sono nomi delle loro razze idolatre. Conoscono le arti diaboliche e la necromanzia meglio di chiunque, e sebbene si servano appunto del diavolo, fanno credere che i prodigi avvengono per la somma santità e per volere divino. Questi incantatori sono luridi e immondi, non curano il proprio decoro né si vergognano di chi li guarda. Hanno il viso coperto di fango, né mai si lavano o si pettinano e sempre vanno lordi in giro. Per dirmene una, hanno una di queste credenze: se qualcuno è condannato a morte e giustiziato per decreto di governo, essi lo prendono, lo fanno cuocere e lo mangiano, non lo mangerebbero invece se fosse morto di morte naturale. Questi Baxi che sto descrivendo fanno anche altri prodigi, come vi dirò adesso. Il Gran Khan siede alla sua tavola nella sala principale del palazzo, alta più di 8 cubiti, e siede distante circa 8 passi dalle coppe colme di latte, di vino e di altre eccellenti bevande, allineate sul pavimento. E quei Baxi incantatori con le loro arti fanno sì che le coppe ricolme si sollevino da terra senza che nessuno le tocchi e vadano a posarsi davanti al Gran Khan. Egli beve le coppe e ritornano vuote al loro posto. Questo accade alla presenza di 10.000 persone ed è cosa vera, senza l'ombra di menzogna, il che potrebbe confermare come cosa possibilissima tutti coloro che si intendono di incantamenti. Allora, come vedete qui, lui testimonia, ovviamente lui era cristiano e quindi ovviamente un discorso di magia e di adorazione degli dei, in questo caso lui ovviamente lo chiama, cioè gli associa ovviamente ai demoni. Però, come vedete, anche questa è una testimonianza importante perché ci fa sapere che ancora nel 1260, nelle zone, diciamo, attigue all'impero mongolo, cioè ci si serviva dell'astrologia. E che addirittura c'era tutta una serie di riti che addirittura si arrivava persino al cannibalismo rituale. Quindi anche queste sono cose comunque interessanti. Poi c'è un altro passaggio che anche qui purtroppo lui non ci dice il nome di questi idoli, cioè di questi dei. Di ogni idolo ricorre la festa, un giorno stabilito come per i nostri santi, e vi sono monasteri ed abbazie vasti, come piccole città dove vivono più di 2.000 monaci, che vestono più decentemente degli altri, hanno la barba rasa e il capo raso, fanno ai loro idoli grandissimi onori con luminari e canti, e raramente si può sentirne vedere di simili. Tra i Baxi di cui parliamo ve ne sono alcuni che possono prendere moglie secondo le regole del loro ordine religioso, prendono moglie e hanno figli. Ancora, ci sono anche altre specie di religiosi chiamati Sensin.
Fanno severa astinenza secondo il loro costume, la loro vita è durissima, per tutta la vita mangiano soltanto semola, cioè crusca, la buccia del grano che si divide dalla farina. Prendono questa crusca, la mettono nell'acqua calda e ve la lasciano un po', poi la mangiano. E sebbene non mangino null'altro, digiunano anche più volte l'anno, hanno molti e grandi libri, ci sono fra loro adoratori del fuoco. Adorare il fuoco è un tratto tipico della spiritualità mongola, eh? E, strano a dirsi, gli altri monaci considerano come eretici questi che vivono nella regola di una così severa astinenza, perché non tutti gli idolatri adorano gli idoli nello stesso modo, ma hanno regole diversissime. I sensine per nulla al mondo prenderebbero moglie, hanno il capo rasato e così la barba. Portano una veste di canapa gialla e nera, che può essere anche di seta, ma sempre dello stesso colore. Dormono su stuoie e su graticci di legno, la loro vita di penitenza è oltremodo aspra. Il loro monastero e i loro idoli hanno tutti nomi femminili. Allora, ovviamente qui purtroppo Marco Polo non ci riporta i nomi, però molto probabilmente potremmo ipotizzare che questi monaci che lui chiama Sensin, o meglio, dal suo punto di vista sono monaci, perché molto probabilmente, cioè non erano monaci nel senso cristiano del termine, molto probabilmente erano comunque dei gruppi filosofici, esoterici. Un po' simili come possiamo pensare ad esempio ai pitagorici, per dire, comunque tutti quei gruppi filosofici che in realtà tendevano a vivere, a fare una vita ad esempio cioè in comune, ecco, col maestro discepoli a livello di comune. Il fatto che però interessa, qui è oltremodo interessante, è che con tutto che comunque loro, questo gruppo di tartari, chiamati Sensin, che praticavano questa vita di diciamo penitenza, di rinuncia, e si riunivano in queste specie di monasteri, anche se la parola monastero ovviamente è una parola errata, però è giusto per far capire, anche perché vabbè, ovviamente Marco Polo scriveva con un linguaggio cristiano, eh. E il fatto che comunque, con tutto che comunque non si sposassero, in realtà adoravano delle dee femminili. Come abbiamo detto qui, la loro vita di penitenza è oltremodo aspra, il loro monastero e i loro idoli hanno tutti nomi femminili. Quindi può essere che magari fossero dei sacerdoti consacrati a questa o quella dea. Poi il fatto che comunque lui qui ripeta che questi idoli hanno nomi femminili, hanno tutti nomi femminili, lascerebbe intendere che erano una gran quantità di dee. Quindi può essere forse che, sto ipotizzando, può essere forse che presso i tartari ci fosse una serie di, almeno di questo periodo, quindi fatte dal 1260 in poi, ci fosse una serie forse di riti hierosgamos, cioè di nozze sacre tra un uomo e una dea, oppure anche viceversa, tra una donna e un dio, e queste persone consacrate a questi dei vivessero comunque una vita appartata, ecco, diciamo, in comuni. Potrebbe essere questa la spiegazione. Adesso vi leggo altri due passaggi, nei prossimi video.